da queste teste di cazzo, Israele non è una democrazia, vai a vivere in Algeria, vai a vivere in Iran, stronzo, vai a vivere in Pakistan, vai a vivere in Egitto, coglione, non è una democrazia Israele, perfetto, vai, brutta testa di minchia, a vivere in Iran, e poi mi dici se è più democratico, ed è 100 miliardi di volte più democratico Israele dell'Iran, Israele dell'Algeria, Israele del Marocco, Israele del Sudan, Israele della Siria, non rompete i coglioni, è una cosa... Questo è veramente un beep, non fatemi usare la stessa parola volgare che ha usato lui, anzi... Tutte le volte che mi verrà in mente di dire coglione, utilizzerò la parola carciofo. Caro Porro, qui nessuno sta facendo a gara chi è più o meno democratico. Per ragioni diversissime non si può definire l'Iran una democrazia, e infatti la definiamo una dittatura, ma non si può neanche definire Israele una democrazia, e invece la definiamo la più grande democrazia del Medio Oriente. Certo, per una parte di israeliani è una democrazia, ma provate a chiederlo agli arabi se con loro usano dei metodi democratici. In realtà sono gli stessi israeliani che si rendono conto che sono sempre più distanti da una democrazia. Guarda, caro carciofo, cosa titola Herz, famoso giornale israeliano. Ministri di Netanyahu in corsa per vedere chi è più fascista. Cosa che di solito non accade in una democrazia. E ancora, Netanyahu e il signor terrorismo ebraico, epiteto che solitamente non si usa per il capo del governo di una democrazia. E ancora, il neofascismo israeliano minaccia allo stesso modo israeliani e palestinesi. Vedi, caro Porro, quando scrivono neofascisti, gli israeliani non fanno riferimento a qualche movimento di piazza che poi alle urne prende lo zero virgola, ma fa riferimento a dei ministri in carica. Ministri come quello alla sicurezza nazionale, Ben Gvir, estremista di destra con posizioni che sul fronte opposto scrivono somigliano a quelle di Hamas, che minacciò di morte il premier Rabin che voleva la pace e che fu ucciso proprio qualche settimana dopo quelle minacce, noto tra l'altro per essere stato membro di organizzazioni definite terroristiche, che solitamente non diventano ministri in una democrazia, se non in Iran, in Turchia o in Israele, carciofo. Una democrazia che si rispetti non dovrebbe avere estremisti etnonazionalisti nel cuore del potere. Ed un ministro di una democrazia non dovrebbe chiedere tolleranza zero verso le manifestazioni antigovernative o verso un intero popolo, caro carciofo. Come fanno invece in Iran, in Turchia e a quanto pare anche in Israele, caro carciofo. Un ministro della cultura di un paese democratico non dovrebbe dichiarare di voler cancellare un intero popolo. Ai ministri non l'ho mai sentito dire, neanche in Turchia o in Iran, carciofo. Ed un ministro di una democrazia non dovrebbe neanche dire che vorrebbe gettare una bomba atomica su un'intera popolazione, così come i ministri delle finanze in una democrazia solitamente fanno i conti economici, non pensano ad incitare le folle a radere al suolo villaggi abitati, carciofo. In una democrazia non si danno ruoli chiave a dei fondamentalisti, lo fanno in Iran, forse, oltre che in Israele. In una democrazia non si nominano coloni illegali estremisti a capo delle commissioni, sia perché una democrazia non dovrebbe avere colonie illegali, sia perché non dovrebbe avere estremisti ai suoi vertici, carciofo di un Porro che non sei altro. In una democrazia non si danno ruoli chiave a dei fondamentalisti, lo fanno in Iran, forse. I ministri in una democrazia non parlano di deportare un intero popolo, soprattutto se fingono di appartenere ad un popolo e ad una religione che la deportazione l'hanno conosciuta. Il primo ministro di un paese democratico non prova a fare una riforma della giustizia per prendere i pieni poteri per autoassolversi dalle sue stesse condanne, con il suo popolo che grida al golpe. No, caro carciofo,
Questo non avviene in una democrazia. Quindi, come vedi, caro Porro, anche se ci sono dei tuoi colleghi che sono molto più carciofi di te, questo non vuol dire che tu non sia un carciofo, e io ti ho dimostrato che lo sei. Allo stesso modo, se esistono dei paesi che sono meno democratici di Israele, non vuol dire che Israele sia una democrazia, e infatti ti ho dimostrato che non lo è. Capito, coglione? Scusate ragazzi, ma quando ci ho...